Ciao a tutti, family! Come state? Buona domenica! Come avete visto già dalla copertina e ovviamente anche dal titolo scritto qui sotto, oggi parleremo di un caso di avvistamenti, di incidente di UFO. Tutti conoscerete sicuramente il caso di Roswell e oggi andremo a parlare proprio di quello. Diamo il via con la sigla e ci vediamo al video. La vicenda dell'incidente di Roswell ha inizio il 3 luglio del 1947, quando nel New Mexico, a circa 100 km da Roswell, esattamente nella contea di Hayes, qualcosa cadde dal cielo e si schiantò a terra. Un allevatore della contea, di nome William Ware McBrazel, la mattina del 4 luglio del 1947, trovò sparsi per i terreni del suo ranch dei rottami. Ma solo il giorno 6 luglio del 1947 si recò a Corona per parlare e avvisare lo sceriffo del rinvenimento. Lo sceriffo era George Willox, che andò assieme a William al suo ranch per verificare con i propri occhi ciò che l'uomo gli aveva raccontato. Lo sceriffo Willox, dopo aver visionato il tutto, chiese a William come mai avesse aspettato 3 giorni prima di avvisarlo, e William rispose che lo aveva informato solo perché nella zona si parlava di diversi e strani avvistamenti nel cielo. Ebbene sì, perché il 2 luglio i coniugi Wilmore hanno avvistato degli strani oggetti nel cielo, descritti come dischi volanti. Dopo la risposta di William, un uomo, forse un militare, in abiti borghesi, raggiunse i due ed iniziò a recuperare materiale da poter analizzare, poi in laboratorio. Il risultato iniziale fu che quei rottami erano fatti da gomma, stagnola, carta robusta, asticelle di legno e filo di nylon. E questi sarebbero appartenuti ad un oggetto di ignota provenienza. È l'8 luglio del 1947 quando il RAF, Roswell Army Airfield, fece emettere un comunicato stampa, pubblicato poi dal Roswell Daily Record, nel quale si diceva che il personale militare aveva recuperato i resti di un oggetto volante non identificato. Il giorno dopo, però, arrivò la smentita da parte dell'aeronautica militare, la quale dichiarò che non era stato recuperato un oggetto volante, ma bensì un semplice pallone sonda. Non devo essere io a dirvi che la notizia aveva, nonostante la repentina smentita, raggiunto non solo i media locali, ma anche quelli nazionali, creando così un vero e proprio fenomeno mediatico. Ad esempio, il San Francisco Chronicle, il giorno 9 luglio 1947, scrisse: «Le numerose voci riguardanti il disco volante sono diventate realtà ieri, quando l'intelligence del 509° Group dell'8ª Air Force, Roswell Army Air Field, ha avuto la fortuna di entrare in possesso di un disco volante con la collaborazione di uno degli allevatori locali e dello sceriffo della contea di Hayes. L'oggetto volante è atterrato in un ranch vicino a Roswell la scorsa settimana. Non avendo un telefono, l'allevatore ha tenuto il disco
fino a quando non è stato in grado di contattare l'ufficio dello sceriffo, che a sua volta lo ha riferito al maggiore Jesse A. Marcel del 509° Bomb Group Intelligence. Sono immediatamente scattate misure ed il disco volante è stato subito prelevato a casa dell'allevatore. È stato perquisito dalla Roswell Army Airfield e successivamente trasportato dal Maggior Marcel al quartier generale più alto. Ma come vi ho anticipato, subito sono arrivate delle smentite. Difatti, il ritrovamento di un disco volante fu negato e smentito dall'esercito degli Stati Uniti e dal governo stesso. Difatti, il 9 luglio arrivò la loro smentita, con tanto di prove, se così vogliamo chiamarle. Un esperto della stazione meteorologica di Fort Worth disse che quell'oggetto descritto come disco volante dalla base aerea di Roswell non era altro che un pallone sonda, Raywind, da lui stesso riconosciuto ed identificato. Questo veniva utilizzato per determinare la direzione dei venti. Inizialmente questa cosa appianò i dubbi e il caso venne chiuso, archiviato e per un po' anche dimenticato. Ma in relazione a ciò vorrei riportarvi le parole di un tenente di nome Walter Ott, il quale raccolse le informazioni sull'incidente, ma fu obbligato a negare il tutto. Queste sono le sue parole, dette molto tempo dopo, quel luglio del 1947. Eravamo effettivamente in possesso di un disco volante. Era stato trovato in un ranch a nord di Roswell. L'informazione fu data a me e al comandante, il colonnello Blanchard. La copertura fu orchestrata molto bene e velocemente da Washington attraverso vari canali. Dovevamo dire che era tutto falso e che era solo un pallone meteorologico. Riguardo a ciò, quella del tenente non è l'unica testimonianza che testimonierebbe, scusate il gioco di parole, la veridicità dell'accaduto. Andiamo a conoscerle meglio, compresa quella del tenente Holt. L'allora tenente Holt era incaricato di curare le pubbliche relazioni della base militare di Roswell e fu colui che l'8 luglio del 1947 fece pubblicare dal Roswell Daily Chronicle il famoso articolo del ritrovamento del disco volante. Dovete sapere che Holt, oltre alla dichiarazione che vi ho riportato poco fa, scrisse un'ulteriore dichiarazione che sigillò e firmò con la richiesta che questa venisse aperta e letta solamente dopo la sua morte. Il 15 dicembre del 2005 Holt morì e quello scritto venne aperto e letto. Ciò che conteneva era un misto tra lo sconcertante e il fantastico. Si poteva leggere che la prima dichiarazione pubblicata era reale e scrisse: «Sono convinto che quello che io personalmente osservai era un tipo di astronave e il suo equipaggio provenienti dallo spazio». Holt, dopo aver dato il famoso comunicato stampa, quel pomeriggio era stato portato dal colonnello Blanchard in un hangar della base. Lì vide quella che descrisse essere un'astronave. Era a forma ovoidale ed era lunga circa 4,5 metri, ed al suo interno vi erano dei piccoli corpi di 1 metro di altezza circa, dalla testa stranamente grande. Lui era sicuro che si trattasse di alieni, quelli che si trovavano nel disco volante. Ma aggiunge anche dei particolari. L'astronave non è stata trovata dove c'erano i detriti al ranch, ma in un luogo a nord di Roswell, a circa 40 miglia dalla città. Questa è stata trovata da dei civili il giorno 7 luglio del 1947. La mattina dell'8 luglio ci fu una riunione
urgente sull'accaduto e in questa si discusse su ciò che andava e non andava pubblicato. E ne uscì che la gente doveva sapere solo del campo in cui erano stati trovati i detriti, ma non del ritrovamento dell'astronave e del suo strano equipaggio. A decidere ciò era stato il generale Ramey, che eseguiva gli ordini dati a lui dal Pentagono. Fatto sta però che Holt pare non essere a conoscenza di cosa esattamente poteva o non poteva divulgare. Difatti, ciò che fece pubblicare fu subito smentito. Ci sono persone che ancora oggi dicono che quello che il tenente scrisse non era vero. Dubitano, insomma, delle sue parole, asserendo al fatto che l'uomo soffrisse di problemi mentali e che questi non potevano permettergli di ricordare tutto ciò. La dichiarazione scritta dal tenente Holt, però, venne anche pubblicata in maniera integrale a giugno del 2007 nel libro Witness to Roswell, Washington, the 60 Cover-Up. Ora andiamo a conoscere la testimonianza dell'allevatore del ranch, William Wermack Brazel. Il primo testimone dello schianto era l'allevatore William Wermack Brazel. L'uomo dichiarò che quella notte sentì un forte boato, una sorta di esplosione proveniente dal suo ranch, ma che per un po' di timore non andò a controllare sul momento, ma preferì attendere il mattino seguente, e così fece. Il mattino dopo l'uomo uscì di casa e notò dei detriti sparsi per tutta l'area del suo ranch. Questi a lui erano completamente sconosciuti. Informò dopo qualche giorno lo sceriffo, che ne fece esaminare alcuni, siccome anche a lui erano totalmente estranei. Questi furono portati ad esaminare nella base militare di Roswell, dove il maggiore Jesse A. Marshall escluse si potesse trattare di frammenti di un missile o di un aerostato, ma potevano appartenere ad un'astronave. La notizia dell'UFO appena fu data fu poi smentita, dicendo, come sappiamo, che si trattava solo di un pallone sonda. Ora vediamo la testimonianza di Elias Benjamin. Elias Benjamin era un poliziotto militare del 390° Air Service Squadron e fu colui che scortò la notte tra il 7 e l'8 luglio del 1947 tre piccoli corpi nascosti sotto dei lenzuoli bianchi su una barella dall'hangar 84 all'ospedale della base militare di Roswell. Benjamin racconta in un documentario del novembre del 2006 intitolato The Roswell Incident che durante il trasporto uno di questi corpi aveva iniziato a muoversi, facendo così scivolare un lenzuolo. Queste sono le sue parole dette nel documentario. Il lenzuolo scivolò, rivelando un volto grigio e putrido, una testa priva di capelli. Era una specie che capì non essere umano. Più tardi nell'ospedale il lenzuolo venne rimosso totalmente. Vidi un essere molto piccolo, con una testa a forma di uovo, molto grande rispetto al resto del corpo. Gli unici elementi del viso che ricordo sono gli occhi obliqui, due fori che potevano essere il naso ed una piccola fessura che poteva essere la bocca. Credo fosse vivo. C'era un odore terribile in ospedale. Più tardi sono stato interrogato e mi fecero firmare una dichiarazione di riservatezza. Mi è stato detto che se avessi parlato sarebbe successo qualcosa di brutto non solo a me ma anche alla mia famiglia. Ora invece andiamo a conoscere la testimonianza del sergente Frederick Bental, che era un fotografo militare molto esperto. Il sergente e fotografo militare Frederick Bental
dichiarò che partì da Washington DC con il compito di fotografare il relitto e gli alieni. Partì in aereo assieme al caporale Kirkpatrick. Subito dopo essere atterrati, furono condotti a nord di Roswell, dove Bental vide dei grandi camion militari caricare e trasportare dei pezzi, dei rottami, di uno strano oggetto. Non sapeva capire di cosa potesse trattarsi, sapeva solo che non lo aveva mai visto prima. Subito Bental venne diviso da Kirkpatrick. Lui venne fatto entrare in una tenda, mentre Kirkpatrick venne condotto in un'altra zona dello schianto, esattamente da dove partivano i camion visti poco prima dal sergente Bental. Il sergente, nella tenda, aveva il compito di fotografare alcuni piccoli e strani corpi che erano sistemati uno vicino all'altro, sopra un telo. Queste sono le parole che ha dichiarato. Erano quasi tutti identici, dalla pelle scura, sottile e con teste di grandi dimensioni. C'era un odore strano dentro la tenda. Puzzava come se fosse formaldeide. In seguito, fatto rientro a Washington, tutta la loro attrezzatura ed il loro materiale fotografico fu confiscato. Anche a loro fu fatta firmare una dichiarazione di riservatezza e anche a loro furono interrogati. Da quel momento, per diversi anni, dichiararono di non aver mai visto nulla. Ora passiamo ad una testimonianza, ad un racconto molto particolare, perché ci arriva da James Noce, che lavorò nell'area 51 tra gli anni 60 e gli anni 70 come agente inviato dalla CIA. Quando fece la sua testimonianza aveva ormai l'età di 72 anni e quindi non era più vincolato dal patto di segretezza. Decise così di parlare, rilasciando un'intervista al Seattle Times. Noce raccontò che mentre si trovava alla base segreta era uno dei partecipanti al progetto segreto chiamato Operazione Black. Disse che negli anni 60 la CIA testava presso l'area 51 degli aerei sperimentali dotati di avanzate tecnologie. Questi aerei erano l'A-12, l'SR-71 Blackbird e l'U-2. Questi ora sono conosciuti, ma all'epoca non potevano essere resi noti, dovevano rimanere segreti. Raccontò che all'epoca per la CIA era cosa normale intimidire le persone e obbligarle al silenzio, ma disse anche che per loro gli avvistamenti di UFO erano comodi per nascondere i loro progetti segreti e così spostare l'attenzione altrove. Vediamo ora la testimonianza della smentita dei veterani della Roadrunner International, che sono militari che lavorano nelle basi dell'aeronautica. Non essendo più vincolati dal patto di segretezza, alcuni di loro hanno deciso di raccontare la loro versione su ciò che avveniva all'interno delle basi segrete statunitensi e parlarono del progetto Oxcart. Il progetto Oxcart era un aereo spia sperimentale testato e costruito all'interno della famosa Area 51. Questo era stato creato per spiare durante le missioni nel territorio dell'Unione Sovietica. Questo poi si sarebbe schiantato al suolo nel 1963. Secondo chi sostiene che la caduta dell'astronave Roswell sia reale, le cose sarebbero andate così. I militari trovarono e recuperarono il disco volante o ciò che ne rimase e a qualche chilometro di distanza ritrovarono i corpi degli extraterrestri. Dapprima sia disco volante sia i corpi furono portati a Wright-Patterson, nella base militare, per essere poi, in un secondo momento, spostati nell'area 51.
Negli anni 70, Barney Barnett, un ingegnere che si occupava della salvaguardia del territorio, parlò di una sua tesi, dicendo di aver assistito ad uno schianto di uno strano velivolo a San Augustine, a circa 200 km di distanza da Roswell, mentre si trovava lì per lavoro. Ed era esattamente il giorno dell'incidente di Roswell. Disse anche che, poco dopo lo schianto, tantissimi militari arrivarono sul posto, lo circondarono e lo resero inaccessibile per svariati chilometri. Non ci è dato sapere se ci fu realmente oppure no uno schianto nella zona di Sant'Augustine. Secondo questa versione, quindi, il disco volante sarebbe precipitato nella pianura di San Augustine, generando una forza tale che i suoi detriti arrivassero a centinaia di chilometri di distanza, fino a Roswell. Fatto sta che, dopo l'incidente di Roswell, il governo degli Stati Uniti iniziò a negare l'esistenza degli UFO. Secondo i sostenitori dell'ufologia, questo significava l'inizio di una congiura del silenzio, cioè il tentativo da parte del governo di rendere segreta la verità sui contatti avvenuti con gli alieni. Ma non finisce qui, perché l'ufologo Johannes von Butter, nel 1995, durante un congresso di ufologia, dichiarò di aver visto con i propri occhi dei documenti da cui risulterebbe che quello di Roswell non era un vero e proprio UFO, ma una macchina del tempo, con a bordo degli uomini provenienti dal futuro, e che per nascondere l'accaduto avrebbero inventato la notizia ufficiosa dell'UFO e quella ufficiale del pallone sonda. Nick Redfern, un ufologo britannico, nel 2005 pubblicò il suo libro, nel quale racconta di aver ricevuto una confidenza da un agente dei servizi segreti, che gli confessò che era, sì, un pallone sonda, quello caduto a Roswell, ma che all'interno di esso non vi erano dei manichini come era solito essere, ma bensì dei prigionieri di guerra giapponesi, usati come cavie per studiare gli effetti che avrebbe dato al corpo umano l'alta quota. Nel 2011, invece, la giornalista Annie Jacobsen del Daily Beast pubblicò il suo libro intitolato Area 51, nel quale scrisse che un ex ingegnere del contractor della difesa statunitense le avrebbe rivelato delle informazioni da lasciare senza parole. L'uomo le rivelò che ciò che era successo a Roswell in realtà era un piano architettato da una persona molto conosciuta. Io credo che nel momento in cui vi dirò il nome di questa persona, spalancherete gli occhi. Questo piano, secondo lui, era stato architettato da Stalin con lo scopo di seminare letteralmente il panico negli USA. Stando alla dichiarazione di questo ingegnere fatta alla giornalista, Stalin avrebbe spedito un cacciabombardiere, l'Orten HO-229, verso gli Stati Uniti, con al suo interno delle persone deformate e mutate da esperimenti eugenetici fatti su di loro da Joseph Mengele. Ma questo non arrivò mai a destinazione perché durante una forte tempesta si schiantò sulle terre di Roswell. Arriviamo al 1994, anno in cui spuntano dei filmati, soprannominati filmati di Santilli. Ray Santilli, un produttore discografico londinese, disse di essere venuto in possesso di alcune bobine di pellicole cinematografiche che ritraevano i fatti di Roswell. Nel 1995 l'uomo vendette questi filmati, che erano quattro,
alle TV di tutto il mondo. Questi erano: il primo, il video della tenda, nel quale due medici starebbero eseguendo un'operazione sul corpo di un alieno. Il secondo, il video dei detriti, in cui mostra i detriti catalogati in una sorta di deposito. Il terzo, il video dell'autopsia aliena, in cui si vedrebbe una vera e propria autopsia fatta sul corpo di un alieno. E il quarto, il video della seconda autopsia aliena, eseguita su un corpo alieno diverso dal primo. Il video dei detriti e l'autopsia aliena, la seconda, vennero trasmessi nel 1995, anche qui in Italia. Le immagini, i frame in bianco e nero, passavano sugli schermi di tutti gli italiani, grazie al programma condotto da Lorenza Foschini. Il programma era Rai Misteri. Dopo numerosi studi fatti su questi filmati, si scoprì che erano falsi, o almeno questo è quello che ci dissero. In un'intervista rilasciata per il documentario Alien Autopsy: The Search for Answer, Santilli continua a sostenere che all'interno di quei video ci sarebbero le frame originali. La storia di ciò che è successo a Roswell divenne subito famosa in tutto il mondo, e lo è ancora oggi. Negli anni 90 si aprì una seconda inchiesta, perché ce n'era già stata una, per fugare tutti i dubbi che potevano esserci su questa storia. Questa inchiesta rese pubblico che l'oggetto schiantatosi a Roswell nella notte del 1947 non era un UFO, ma un modulo del segretissimo progetto Mogul, operazione del governo degli Stati Uniti, atta ad indagare sull'esistenza di alcuni test atomici e missili balistici da parte dell'Unione Sovietica. Le indagini fatte in questa inchiesta confermerebbero che la rotta delle sonde Mogul era la stessa in cui sono stati segnalati gli avvistamenti UFO nelle zone di Roswell. Ciò non fu reso pubblico in quel momento. Parrebbe per non far arrivare notizia e dati sensibili ai nemici sovietici. L'incidente di Roswell è ancora argomento attivo di dibattiti ed è una delle storie maggiormente citate nel campo dell'ufologia. Secondo tanti sostenitori della teoria del complotto, i resti del disco volante e i corpi degli extraterrestri sarebbero stati nell'Area 51, o forse si troverebbero ancora lì, oggi. Ma dell'argomento Area 51 ne parleremo in futuro, in un altro video completamente dedicato ad essa. Ora, come sempre, alla fine del video vi chiedo di dirmi il vostro parere. Vi chiedo di scrivermi qua sotto cosa ne pensate. Voi credete negli UFO? O credete che sia solamente tutto inventato? Secondo voi cos'è successo a Roswell? E perché il governo tenterebbe così di nasconderci la verità? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io vi dico che ci credo. Io credo che qua non siamo soli. Se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi ringrazio tantissimo. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like. Chiedo a tutte le persone che stanno guardando questo video e non sono ancora iscritte di iscriversi al canale. E se vi va, di seguirmi anche su Instagram, Lady Creepy YouTube. Io vi ringrazio ancora, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo questa sera. Eh sì, ragazzi, perché stasera parte la rubrica di Halloween con le storie horror della buonanotte. Ciao!